Ci ricorda se c'è stata una circostanza che la comunità particolare si è attivata per questa posizione? Il Presidente alla fine, quando il dottor Gatti disse che c'era questo problema delle operazioni correlate, finanziamenti correlati, il Presidente si è uscito dicendo sì, me l'hanno detto, ma anche, so che anche altre banche lo fanno, insomma. Questa è una cosa che mi rimane in mente di ricordare. Va bene, prendo atto. Questa mi rimase, mi colpì. Per quale motivo la colpì? Perché insomma la pratica che stava emergendo non era una pratica regolare. Ok, grazie. Senta, prima poi ha parlato anche della delicatezza, parlando del consigliere Zigliotto, ho fatto riferimento alla delicatezza del ruolo del consigliere di amministrazione, di presidente del consiglio di amministrazione. Nel corso dell'ispezione che ho fatto, sono emerse particolari responsabilità in capo al consigliere Ciglia? Le responsabilità vengono decise poi in sede post-ispettiva. Io come ispettore le scrivo e le descrivo i fatti, poi le responsabilità sono decise non da me, ma da altri colleghi che si occupano della vigilanza cartolare, delle sanzioni. E io questo aspetto, avvocato, purtroppo non l'ho seguito. Non so se poi, se, come, quando e quanto sono stati sanzionati. Questo non lo so dire, perché l'ispettore si spoglia dell'ispezione, non dico il giorno in cui esce, per carità, ma dopo che è finito il rapporto. Sì. Grazie, un'ultima domanda. Qual è il periodo, per quanto di sua conoscenza e dall'indagine che lei ha svolto, in cui era già possibile ravvisare la difficoltà del titolo BTV? Nel rapporto c'è scritto, c'è un grafico abbastanza chiaro? Sì, se vuoi. Mi faccia vedere perché. Il rapporto tra acquisti e vendite era sbilanciato già a partire dal 2013. Grazie, un'altra domanda. Grazie.